partirono per moralizzare, per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e poi si sono mangiati il tonno e speriamo anche la scatoletta, così gli va di traverso. Parliamo di Grillo. Oggi il Corriere della Sera dice che i 300.000 euro che sarebbero stati dati dai grillini a Grillo per il suo blog sono una sorta di vitalizio. Era elevato, così si faceva chiamare, elevato è solo il suo costo e il suo compenso. Dovevano moralizzare e danno soldi, che sono comunque dei cittadini, al loro capo. Faremo richiesta di trasparenza su questa vicenda. Pagano i gruppi parlamentari? Pagano i parlamentari con i soldi che devono restituire ai cittadini? Chi paga? E Grillo, perché non fai un bel video come quelli che facevi quando urlavi e tuonavi la moralizzazione? Ci spieghi perché ti sei ridotto a chiedere i soldi dei cittadini per tuoi compensi personali. La demagogia, la menzogna grillina ha avvelenato l'Italia. Affondano miserevolmente tra compensi e prebende. Pensate un po', ci sono anche altri dirigenti del Parlamento grillini che avevano rinunciato ad alcuni compensi e che ora pare li abbiano chiesti con gli arretrati. Porremo la questione nelle aule del Senato e del Parlamento, perché i grillini hanno ingannato l'Italia. Ora affondano nella melma con compensi e prebende. Grillo, sei patetico.